del teatro qua di Lanciano, Teatro Fenaroli, mi ha veramente accolto, colpito bene, che io voglio rimanere qua anche in questa puntata, alla ricerca sempre della città perfetta. Ma niente niente che Lanciano sia la città perfetta? Beh, questo lo staremo a vedere, soprattutto con lui, che è un uomo che ama la città di Lanciano. È il primo cittadino, il sindaco Mario Pupillo. Che faccetta simpatica. Ma altrettanto simpatico lui è il medico di famiglia, ma mi piace presentarlo perché lui è un artista, fa delle foto meravigliose, fa parlare le nuvole e il cielo. Nello Catinello. Quando una donna suona il violoncello, ah, e soprattutto quando è lei, Giovanna Barbati. Io non capisco perché deve stare qui uno che è brutto brutto e anche un po' esaurito, è il nostro comico Mariano Della Pelle. L'ho conosciuto la scorsa settimana e vabbè, usare termine mi ha emozionato, sembra banale, però è così. Alexian Santino Spinelli. Ci ha fatto sognare, ci fa ancora sognare con questi viaggi particolari nel mondo. Angela Di Paolo. Ed eccomi qui a parlare di lui. Lui che un giorno è qua, un giorno là, un altro giorno può essere contemporaneamente qua e là. Però lui ama sognare. Ma forse lui sa veramente di utopia. Signori, Silvio Sarta! Ma se pensate a quanto possa essere crudele involontariamente la vita, e Utopia deve affrontare questi argomenti. C'è una saga, cioè una serie di film, che da anni va per la maggiore. La produzione tira fuori tantissimi soldi. Pirati dei Caraibi. E ai Caraibi si va, chissà, da qualche parte dei Caraibi per viaggi solidali? Non so, le Antille, da quelle parti. Quello è un film, celluloide, grandi ingaggi degli attori. E si parla di pirati, inoffensivi, effetti speciali, belli, oppure deformati, ma è un gioco. Si muore per finta, il sangue non c'è. Quelli sono i pirati. Pirati dei Caraibi. E poi che bello andare per mare, le crociere. Sogni di una vita. E le navi da crociera, quando non si incagliano, non vanno giù, devono fare i conti con i pirati. Nelle rotte sognate da sempre, da generazioni, il Mar Rosso, le isole incantevoli. Che bello, i pirati. Poi entra in gioco un altro aspetto. La pirateria si riorganizza. Usa i telefoni cellulari, il satellite, trucca le barche da pesca, le munisce di motori potentissimi, si organizza in rete, non la rete di pescatori.
si organizza in maniera virtuale e pratica, si arma e fa sconquassi. I pirati moderni agiscono più o meno indisturbati, avendo una disponibilità economica incredibile. Perché? Con il passare degli anni hanno cominciato, oltre che a uccidere, va da sé, a fare ostaggi. I riscatti vengono sempre pagati. L'Italia li paga sempre. Sia che gli ostaggi ritornino, sia che non ritornino. L'Italia non dice mai di aver pagato gli ostaggi. La liberazione. Motivi di politica, naturalmente. Però noi in questo siamo primi in classifica. Perché lo sanno tutti. Paghiamo, 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 paghiamo. Tornano vivi, morti, feriti, sconvolti, finiti. Noi paghiamo, negando di aver pagato. Ci si organizza a livello internazionale, ma dobbiamo proteggere la nave che batte quella bandiera o l'altra? No, perché ci sono dei rapporti economici che ci impediscono di forzare una certa situazione. E paghiamo. Telefoni satellitari. Me lo fate un applauso per questi telefoni? Spegnendolo. Spegnendolo. Magari fossero... Accetto, non tagliamo, regia. Non tagliamo. Fossero questi i telefonini che fanno paura. Quindi, più ignoriamo le questioni sbagliate, scomode e mortali della politica internazionale, più la politica internazionale ci scoverà ovunque noi siamo e chiederà conto alla nostra coscienza, anche distratta, anche tecnicamente distratta, giusto per parlare del governo dei tecnici, perché si dice una cosa giusta, gli osservatori, gli analisti, i giornalisti, i commentatori, i notisti, quando dicono che un governo tecnico di fatto sistema l'economia, ma della politica internazionale intanto ha poco tempo di occuparsene e non ha le competenze, non ha la pressione di un gruppo politico o dell'altro. Ma in tutto questo, gli ostaggi. Sapete che anche quando viene pagato un riscatto, i soldi, mettiamo che siano, non so, dottore, ha una borsa con molti soldi, no, lo so, comunque, immaginiamo che ci sia una borsa con molti soldi, da lei guadagnati onestamente, però immaginiamo che invece questi siano i soldi di riscatto. Allora lui è l'ostaggio, no, perché nel frattempo è stato venduto l'ostaggio, e allora io porto i soldi a Mariano Della Pelle, e nel frattempo torno indietro e dico: evviva, è libera la Urru, per non fare nomi. E no, sono stato troppo veloce, troppo frettoloso, perché i soldi devono fare il giro completo prima di una liberazione. Come si dice nel Sud Italia, cornuti e mazziati. Proteggiamo le navi dai pirati, ma non ci ricordiamo di avvisare i governi, per esempio l'India, che era terzo mondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ventiduesimo mondo, l'ultimo mondo. Adesso fa quello che vuole con noi. Processa, domani, dopodomani, mai, incarcera, dà lezioni di diritto, lo ignora, fa quello che vuole. Con noi fanno tutti quello che vogliono. Li chiamano i nuovi equilibri. Noi paghiamo. Non diciamo nulla, diciamo le cose sbagliate e andiamo avanti così. Utopia. Fra poco offrirà grande musica, come sempre. A partire da Giovanna Barbati e il suo violoncello.
perché persegue questa trasmissione. Una vocazione universale, quella di rispondere con forme d'arte, con ragionamenti, senza ipocrisia, in piena libertà di coscienza, agli interrogativi che tutti si fanno, tutti, giorno dopo giorno. Non c'è bisogno di essere in politica, di avere delle lauree, di essere specializzati, di essere giornalisti. Ci si risponde, molto spesso in maniera assennata, ma poi, puff, e se io ho la sventura di essere un ostaggio, conto forse sui servizi segreti? Che guaio. Comunque sia, da utopia, ancora una volta, la settimana scorsa, con una rivolta morale contro il vezzo e il vizio di considerare le persone buone soltanto quando sono morte, e non dirglielo mai in faccia, chissà perché, quando sono vive, io non voglio più parlare di ostaggi vivi o morti, che si paghi o che non si paghi. Noi dobbiamo sempre impegnarci al massimo affinché tutti restino vivi. La politica, ancora una volta, ha fallito. Benvenuti a Utopia. Ma non mi riferisco al sindaco di Lanciano. Ho fatto un discorso assolutamente generale, lui lo sa. Devo la copertina di questa, la copertina musicale di questa nona puntata di Utopia. Però, Viviana, nona puntata. Hai visto? Un viaggio che, insomma, i malintenzionati e gli invidiosi pensavano si arenasse subito. Ma dove va? Però i malintenzionati e gli invidiosi hanno imparato tanto da questo programma. Davvero? E anch'io alcune cose che non sapevo. Quindi tu sei malintenzionata e invidiosa? No. No, no, era un sillogismo, ma non ti preoccupare, va tutto bene. Allora, Giovanna, come va? Come va? Un po' stanca, lo so, perché si suona. È una missione, È una grande passione e soprattutto ogni tanto magari dà un po' fastidio nel così, la musica leggera, che è rispettabile, vedere questi grandi successi, queste grandi cose, magari con poco studio, con poco impegno. Ecco, no, questa non è invidia, magari è una considerazione. Si è acceso. Sì, sì. No, magari è gente che studia pure tantissimo, anche a bere la musica leggera, perché anch'io studio tantissimo e piacerebbe anche a me avere tante folle che non ci sono. Vabbè, però l'ha detto con un bel sorriso, è graziosa. Facciamo un applauso perché è una grande musicista, non lo dice, esperienze internazionali, teatro, lei fa tante cose, e tante cose sperimentali. Cosa ci fai sentire? Sempre il microfono, glielo porgiamo naturalmente. Hola. Ok. Volevo far sentire il preludio della prima suite di Bach, mm-hmm. E poi il quinto tempo di una suite di Hindemith per violoncello solo. Quindi diciamo una delle prime cose che è stata scritta per violoncello solo è una cosa che sarà scritta nel Novecento, parte del repertorio moderno. Prego. Perfetto. Grazie. Thank you.
Violoncello di Giovanna Barbati. Che fatica! Assolvo a una promessa e con un altro applauso ti salutiamo. Io mi siedo. Grazie. Eccoci qua. Mi siedo un pochino, buonasera, come va dottore? Lei fotografa il cielo e le nuvole, il sindaco fa teatro, lei fa i viaggi solidali, lei è stata all'Isola dei Famosi. E poi che cosa? Mariano, ho scoperto che poi mi voleva fare uno scherzo una volta in televisione, ma non ci sono riusciti. Su Santino posso parlare 8 ore, facciamo parlare la musica. Thank you.
avere un sindaco che sa di teatro, ma posso io farmi scappare la possibilità di far lanciare la pubblicità al sindaco? Secondo voi posso farmela scappare? No! Allora, però non mi dica solo pubblicità, e come fanno tutti, prendono le scorciatoie, eccetera. Allora, il lancio di una pronta regia, pronto Angelo, Alessandro, mi senti, eccetera, il sindaco lancia la pubblicità, buona la prima, buona, vediamo, comunque, buona la prima! Amici carissimi, pubblicità! Incredibile sindaco! Incredibile sindaco! Sindaco, ho scelto, nel gergo poi insomma parlo a un esperto, questo è lo stacchetto che contraddistingue i miei interventi, questo strano pezzo di un gruppo che si chiama Crash, quindi un urto, Utopia è un urto, televisivo, di concetti, di tutto, il cui titolo è, maestro, mumble mumble si diceva nei fumetti. Ma amministrare questa città non è certo un fumetto, non è certo una cosa da poco. Si può ridere come fa lei in maniera molto gradevole, sorridere e prendere la vita anche amministrativa con un certo spirito, però è una fatica. Ma sicuramente una grande fatica, però controbilanciata dalla grande soddisfazione di poter incidere insieme alla mia amministrazione sul percorso di una città, sul progetto di disegnare una città, una comunità e una società migliore. E quindi questo ripaga di tutti gli sforzi, di tutte le preoccupazioni che giornalmente incontro nella mia attività. Sindaco, Lanciano è una città importante, una città che ha storia e tradizione in quantità e un'identità fortissima, della quale i lancianesi non solo nel loro territorio di elezione, ma francamente in tutto il mondo, non è un modo di dire, vanno orgogliosi e fieri. Ma sì, Lanciano ha una storia, la storia non si può cancellare, una storia che parte dall'età romanica e arriva nel Medioevo con le fiere che erano le fiere più importanti del Mediterraneo. Io che sono un uomo di teatro posso dire di avere un aneddoto, di aver trovato sul trattato del teatro italiano di Vito Pandolfi un madrigale in cui si diceva che il marito veneziano era venuto a Lanciano a vendere gli aghi alla fiera di Lanzan ed era stato cornificato. E quindi la fiction c'era anche allora, quindi per dire che era stato tradito questo marito, perché era andato a una fiera importante, quindi Lanciano correva quindi, anche sul gossip. Marito mio, dove vai? Alla fiera di Lanciano, va bene, vai, e tranquillo, quindi, voglio dire, a posto. Questa grande tradizione che poi, insomma, ecco, con le fiere, con tutto quello che poi anche nel Novecento, fine Ottocento, Novecento, con l'editrice Carab, che insomma storica che ha portato qui a Lanciano Pirandello, Tagore, grandi protagonisti della letteratura mondiale, quindi una città che era già nel 1811 sede di tribunale, quindi un grande tessuto culturale che riverbera e quindi fa dei lancianesi un popolo colto, un popolo che ha saputo scrivere la storia di questa regione, anche di questa nazione, perché ha travalicato, diciamo, i confini regionali. Quindi sono fiero di essere sindaco di Lanciano, di essere impegnato in questa
questo rilancio della città. Comunque, senza girarci intorno, Sindaco, per la cronaca e l'obiettività, voi siete riusciti, la vostra parte politica è riuscita in un'impresa vera e propria sul territorio, quella di interrompere un'egemonia che era dell'altra parte politica, che durava decenni, circa 40 anni. Quindi è questa, da un anno se non sbaglio a questa parte, quasi un anno a questa parte, una novità autentica, vera di Lanciano. Come ha risposto la cittadinanza? Questa è la domanda che devo, oltretutto, nella mia veste farle. Sì, diciamo che Lanciano ha voluto cambiare percorso, una scelta che i cittadini hanno fatto, premiando una coalizione che si presentava articolata con il neocivismo importante, quindi liste civiche e il centrosinistra aggregati, che hanno dato un segnale di cambiamento, e io penso che poi siano i cittadini a fare le scelte, soprattutto in ambito locale. La persona, le persone, i progetti si sentono molto di più che a livello, paradossalmente, che a livello nazionale. Quindi questa scelta è il frutto di una volontà di cambiamento di un elettorato che ha voluto provare a modificare quel percorso che in questi anni avevano portato Lanciano forse a essere una città un pochettino stanca, capace di non rinnovarsi, di proiettarsi verso l'Europa, di aprire ai giovani, e quindi quel concetto di smart city che noi vogliamo tradurre in realtà, cioè una città inclusiva, una città ecosostenibile, una città inclusiva, capace di attirare interessi, risorse e valorizzare le persone che ci vivono. Allora, lei è medico, come lui, medico diabetologo, vero? Ma quanti sindaci medici ci sono in giro per l'Italia? Ma come mai? Avete un tocco magico? Cosa succede? Io penso che il medico sia ancora una di quelle professioni che permette ai cittadini, alle persone di entrare in empatia, cioè il medico è veramente una persona che conosce il paziente, conosce la famiglia, e negli anni in cui esercita si crea un legame forte, un legame che travalica qualsiasi valutazione politica, e quindi la gente vota il medico perché dietro al medico c'è l'uomo, la persona che ha incontrato le sofferenze della famiglia, che ha aiutato a uscire da problematiche, che si è fatto parte attiva e ha condiviso. Questa forza, questa capacità del medico di entrare nel vissuto delle persone è il segreto, forse, perché poi le persone si affidino a quest'uomo anche per guidare, oltre che la propria famiglia, anche la propria città. Allora, io ho promesso già la settimana scorsa al sindaco Pupillo di Lanciano, che devo veramente ringraziare all'infinito, ha aperto le porte di questo teatro meraviglioso a questa trasmissione, a questo progetto di comunicazione che Utopia ci dà col sorriso la libertà di esprimere tutti i nostri concetti. Ho detto molte sciocchezze prima, non credo, ahimè, purtroppo tutte sciocchezze, proprio impossibile statisticamente che le abbia detto, ma a parte questo, prima di salutarla, la sua, sono curioso, tutti siamo curiosi, vero? La sua storia teatrale, qual è? In sintesi, immagino un curriculum come, non so, un libro antico. Qualcuno diceva che io facevo l'attore per professione e il medico per hobby. Però adesso faccio solo il sindaco perché questo impegno non mi lascia spazio per altre cose. Ma come un sindaco deve essere più medico per i propri cittadini o più attore per i propri cittadini? Un po' tutte e due. Un po' tutte e due, questa è una risposta che merita un applauso convinto, anche attore, ma attore buono, l'attore come... Attore serio, verace e sincero. Del teatro, come diceva Proietti, nel teatro tutto niente è falso, tutto è vero. Quindi è vero. Bisogna essere attori nel senso buono del termine, nel poter capire e direi, come diceva Stanislavski, immedesimarsi nella persona in cui si ha di fronte. In questo, ragazzi, mi sento attore. Citazioni vere, citazioni autentiche e colte. Essere capace di capire la persona che si ha di fronte, come fa il medico per fare una diagnosi e come il sindaco fa per capire le problematiche
di quella persona, di quella famiglia, di quel territorio e cercare poi di uscire con delle soluzioni. La tortura sta per finire, per salutarci, qual è l'utopia personale di Mario Pupillo? Di avere una città felice in cui l'onestà, la trasparenza, la serenità e il benessere psicologico e economico siano il comune denominatore di tutti i miei cittadini. Questa è la speranza, ringrazio Mario Pupillo, sindaco di Lanciano. Utopia cerca la città perfetta, lui sta cercando la città felice. Grazie sindaco, grazie di essere stato con noi. Io mi siedo, Viviana, eravamo rimasti al viaggio solidale con Angela, eccola qua. Io ero rimasto poi alla richiesta di carattere economico, se si potesse fare qualche sconto, per un viaggio solidale. Ecco. Qui. Allora, non tutti i viaggi solidali costano di più. Cioè, intendiamoci, molto spesso questi viaggi si chiamano così proprio perché danno un di più alle popolazioni, ai residenti, ai locali. Allora, molto spesso nella quota viaggio è compresa una quota destinata a un progetto locale di sviluppo, di solidarietà e quant'altro. Questo è il motivo per cui, ecco, quindi è utile fare questa precisazione, perché altrimenti uno dice ma questi viaggi costano molto di più rispetto agli altri, perché qualche volta può capitare, ma non è sempre così. Perché la quota progetto può essere prevista, ma può anche non esserci. Mm. Cioè, e in questo caso il viaggio è un viaggio di conoscenza, di incontro, di approfondimento di tematiche, per cui, non so, torno all'esempio di Cuba, ma non solo Cuba, perché io ne ho fatti altri, insomma, no? E anche in altri paesi. E, si va con l'associazione, ma si visita questo paese, perché normalmente su Cuba, ahimè, non esiste un'informazione corretta. Non esiste, purtroppo. E qual è la fotografia attuale, in due parole, di Cuba? Vera fotografia? La paradiso proibito? La fotografia attuale è di un paese in profonda trasformazione. Cioè stanno succedendo... Non più molto chiuso? Non molto chiuso, ma io devo dire la verità, non l'ho trovato molto chiuso neanche alcuni anni fa, insomma, devo essere sincera. Ci sono delle cose che devono essere cambiate, perché comunque è un paese che ha bisogno di cambiamenti economici, soprattutto in questa direzione sta andando comunque il governo, speriamo ce la facciano, perché comunque è difficile, è un paese ancora con tanti problemi, soprattutto legati all'embargo economico, che è un vero e proprio blocco, perché gli Stati Uniti continuano a tenere questo paese, insomma, con questo. Ci sono problemi sulla libertà di stampa, forse ancora a Cuba. Problemi? Sulla libertà di stampa c'è ma questa cosa qui, anche questa, insomma, non credo che sia poi così. Gli oppositori del regime sono stati tutti perdonati, allora, liberati? Allora, io guardo la nostra stampa, perché sì. Quando parliamo di libertà e di diritti... Angela, nostra... io devo sostenere questo contraddittorio. No, voglio... Non sono anticubano, però è chiaro. Assolutamente. Metto un po' di pepe. Cerchiamo di essere obiettivi, certo. ci sono ancora dei problemi che vanno affrontati, però quello che volevo dire è che io sto parlando adesso, no? Si ostina anche la nostra cara stampa progressista, purtroppo, cara, a parte stampa. Qualche lodevole eccezione, insomma, che riporta le cose un pochino più fedelmente, insomma, comunque si ostina anche la nostra stampa progressista a dire che a Cuba ci sono delle violazioni dei diritti umani. Un giorno sì, un giorno no, si parla di qualche dissidente che poi risulta essere magari qualche delinquente comune che muore, viene lasciato morire di fame per lo sciopero della fame in carcere. Quindi non è vero, cioè, questo. Questa cosa non è vera. E quindi, ed è importante comunque. Non è sapere. Vera questa cosa, questa è molto, meglio, molto importante. Meglio così. È molto importante. Io ricordo qualche anno fa che alcuni giornalisti sono andati, sì, di Repubblica, del Corriere, sono andati a Cuba e sono andati lì con un visto normale, così, loro hanno detto ma noi siamo venuti qua come giornalisti, non avevano
in pratica percorso l'iter che tutti i giornalisti percorrono per andare in un paese dicendo che vanno a fare del giornalismo. Cioè sono andati lì, non hanno detto questa cosa qui, si sono intrufolati dentro un'ipotetica assemblea di dissidenti, perché poi anche questa cosa della dissidenza è una cosa molto molto limitata, la dissidenza vera a Cuba è molto molto limitata, quindi cioè, voglio dire, si dicono tante cose non vere, queste veramente Angela, facciamo spiacevoli. Una cosa, no, perché poi fra poco torneremo sulle cose vere o non vere o sulla verità ufficiale in relazione al terremoto dell'Aquila, del quale purtroppo in questi giorni capita il terzo triste anniversario. E quindi su questo rimani, passo al tu in maniera spettacolare, rimani ancora per qualche minuto, perché questo discorso si innesta perfettamente su quello che stai dicendo, perché è un problema universale, sull'informazione, corretta o meno, corretta o meno, ma non solo a Cuba, basta, no, in generale, basta stare a qualche chilometro da qui. Non penso che in questo momento nel nostro paese si possa dire, cioè non abbiamo le carte in regola per parlare di diritti, cioè di diritti umani neanche violati, la Cina. Cioè, se no, per infatti, comunque, infatti, no, vabbè, infatti, discorso poi mi appassiona. Infatti, e poi anche gli Stati Uniti, che sono il paese democratico per eccellenza, secondo me, ferma, chi entra nella sua agenzia e vuole viaggiare si trova dall'altra parte del mondo senza sapere perché, a mio avviso. No, lo dico con affetto, io andrò a Cuba, gratis. Volevo precisare questa gratis, o quasi. Allora, Cuba, terra di musica, ma noi la musica l'abbiamo qui. Alexian Santino Spinelli. Thank you.
Adesso scusate, è un momento importante, spero di esserne all'altezza. Pubblicità, ma che brava, ma sono proprio brava. No, brava, stavolta brava, stavolta brava. Tre anni fa l'Aquila, terremoto devastante. Un secondo dopo, i secondi della distruzione e della morte, le polemiche, che offuscarono praticamente da subito lo slancio meraviglioso, in questo sì, continuiamo ad essere forse, probabilmente, i primi o tra i primi del mondo di solidarietà. Ma ci furono le polemiche, perché non vennero ascoltate prima, durante e subito dopo le parole di chi voleva raccontare la storia di quello che stava accadendo, voleva tentare di prevedere laddove è possibile fare qualcosa, come si fa ad esempio in Giappone, dove si cerca di limitare i danni. La storia parla chiaro. C'era una storia, insomma, che non si doveva raccontare. Pensate che non l'hanno fatta raccontare neanche a me. Che a tre settimane successive al terremoto avevo già scritto un testo dal titolo Radon, quel gas la cui emissione anomala può farci aiutare a capire e se non altro a evacuare. Che, come si dice nello spettacolo, censurato in Abruzzo, ma accolto, per esempio, a Milano, al Teatro Franco Parenti. Parliamo, come il Fenaroli, di giganti della storia del teatro. Il sindaco saprebbe di che cosa parlo, o al Teatro Greco di Siracusa, Robetta. Quindi dal nord al sud, entusiasmo, anche tristezza, ma interesse, successo, applausi, consapevolezza, ascolto, ragionamento. Non pregiudizio, niente censura. Laddove invece è successo tutto, censura. Non ti meraviglia questo, vero Santino? Tutto il mondo è paese. Ci rimasi male. Ma fui in qualche modo felice. Quando si parla di terremoto, la felicità è un concetto troppo impervio da affrontare. Ma in qualche modo felice che da qualche parte in questo benedetto paese ci fosse l'attenzione giusta per la storia che non si deve raccontare. Ma attenzione, adesso, ed è un estratto da questo spettacolo, c'è la storia che si deve raccontare e che si è raccontata subito dopo, affinché venisse fuori una verità ufficiale, per la quale tutti la smettessero di pensare che qualcosa poteva essere fatto. Adesso invece vi racconto la storia che si deve raccontare. Da tanto dolore, dalla distruzione e dalla morte uscirà fuori, sgorgerà dalla terra ancora aperta la verità, ma la verità ufficiale. Uscirà fuori, sgorgerà dalla terra ancora aperta la verità ufficiale come fosse un gas. E facilmente ci prenderà la gola, affinché nessuno possa articolare suono anche lieve di rabbia,
di protesta o di semplice dubbio. Pena, il sarcasmo, il dileggio e la minaccia civile e penale. Eccoli, eccoli laggiù, li vedo. Sono i giornalisti, sono quelli venuti da fuori, delle grandi televisioni nazionali, dei giornali nazionali, li vedo. Nei loro accampamenti di furgoni satellitari, sistemati nelle spianate risparmiate da macerie e da detriti, ma da dove la morte si staglia in un perfetto primo piano. Eh sì, è il posto giusto. Oh, li vedo benissimo adesso e molto li riconosco anche. Infantili, ragazzini del mestiere, fosse anche a 50 anni e più, tutti presi nella nervosa e pignola attesa dei collegamenti in diretta. Sto bene così? Avete notato, non riescono mai a parlare quando c'è un collegamento in diretta. Esce fuori questo suono gutturale che non si capisce, che ripete questo finché qualcuno gli dice di parlare. Perché si sa, il cataclisma reca in dono la visibilità, la popolarità e lo straordinario. È un gregge impavido, ma sempre un gregge, anzi è un branco. A vederli da lontano, che si stringono l'un l'altro, quasi per farsi coraggio, sembrano dei cuccioli e fanno tenerezza. Cuccioli, che cosa? Qualcosa va storto. Oh, non vi preoccupate, i vostri mamma e papà, che sono dove devono restare, si preoccupano di voi, non vi faranno mancare nulla e spingeranno i bottoni giusti. E gli scienziati, in generale la scienza, ma parliamo degli scienziati, non tutti sono così naturalmente, ma ci sono. Ma che diavolo sta succedendo? Qualcosa proprio non va. Se hai una vocazione, meriti disprezzo. Se espandi gli orizzonti, ti schiacceranno. Esistono i baroni, incollati alla poltrona da 30 e più anni. Dispongono tutti i posti delle sedie da occupare e si sentono invincibili. E così la scienza e gli scienziati approdano nei salotti buoni della TV, magari accanto alla velina di turno. Buonasera, buonasera, complimenti, buonasera, molto bella. O a due passi dalla cronaca nera. E parlano, parlano in continuazione, come uno spiritello che si parla addosso e che dice sempre la stessa cosa, purtroppo. Nulla si poteva fare, nulla si poteva evitare, ma in cuor suo lo scienziato sa che questo non è vero. Per favore, siate sinceri. Ma torniamo ai giornalisti. Attenzione, qualcuno si sta muovendo e difatti da 100 e 100 accampamenti si sparpagliano in fretta, truppe leggere, per interviste a sensibilità zero, per ovvietà di cattivo odore, per commenti assurdi e insensati, ma ufficiali. Non tutti sono così, no, non tutti sono così, ma molti sì, e fanno danni, sono sismici, loro. E soprattutto in quell'Abruzzo per loro assolutamente sconosciuto, non perderanno mai affetti, beni, case, equilibrio, sogni, speranze. E così alla fine tutti, ma proprio tutti, anche i migliori, daranno il via libera alla verità ufficiale, ripetute, 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 clonate in televisione, alla radio, sui giornali, per strada, in casa, in ufficio, nei negozi, ovunque, in rete. Perché il mostro non è quello sottoterra, ma l'altro, spaventoso, quello che ci fa dire su ogni argomento ormai, con occhi per lo più sfuggenti, beh, se lo hanno detto in televisione, sarà vero. Radon. Viviana. Io sono vicino a Nello Catinello. Chi è Nello Catinello? È un medico di famiglia. E come si diceva prima col sindaco, i medici sono quelli che veramente arrivano al cuore delle famiglie. Ma lui è anche un artista.
perché ha una capacità di fotografare e di far parlare il cielo e le nuvole. È una cosa molto strana, ma incuriosito. Perché? Allora, è vero, noi viviamo la sofferenza, è il nostro quotidiano. E personalmente sono appassionato di arte da sempre ed è la cosa che mi aiuta a dire che i sogni sono le pile ricaricabili della vita. E questo mi fa aiutare di più i miei pazienti, ai quali chiedo prima di tutto di sognare e di non avere paura. Poi vengono le medicine. Naturalmente, perché questo sia reale e sentito, deve partire dall'intimo. E, ripeto, io amo l'arte da sempre, una passione per il colore nella pittura in generale. Così ho cominciato a guardare il cielo con un altro occhio. E stranamente, dice, ma come, te ne accorgi dopo tempo? Sì, è vero. E così ho cominciato a vedere che non c'è una tavolozza più completa del cielo, cioè che nessun pittore può essere capace di dipingere quello che la natura è capace di dipingere. E con molta presunzione io ho cercato di dipingere con la macchina fotografica. E infatti le mie foto intanto sono su pellicola, quindi sono fatte senza filtri, non ci sono ritocchi, le nuvole, che sono il mio soggetto preferito, quelle che io rappresento, sono così, con quel colore e quella luce. E devo dire che riesco a trasmetterlo, perché poi chi ha visto le mie foto, chi ha visto le mie mostre, praticamente mi dice... le sue foto ci emozionano, e quindi vuol dire che insomma, sono io ho questo libro, che è bello, lo riprendiamo in questo modo o attraverso l'altra telecamera? Comunque c'è questa specie di acronimo, Nello Catinello, che sì, diventa il mio nome d'artista, perché lo voglio distinguere dal medico. Il ponte e le nuvole, quindi dal ponte sul mare che guarda le nuvole ci sono i mille riflessi di questa passione. E poi c'è una poesia che siccome devo presentare un libro, ecco, aspetta da una settimana il mio amico, giustamente, il mio amico Santino Spinelli, e poi ci posso sarà. Posso dire una cosa? Prego. In adolescenza ho strimpellato l'organo e ho composto delle musiche. Però? E una delle più belle si chiama Utopia. Vabbè. Quindi è un omaggio che era dovuto. A volte ritornano. È fantastico. I tempi li capisco, il passato, il presente e il futuro. Beh, ecco, però parte lei parlava nella sua professione di sofferenza. Pescara è stata la città che ha accolto di più le persone, i terremotati. Come li ha accolti lei come medico, e soprattutto le persone che hanno vissuto da lontano questo terremoto, perché in qualche modo si sono destabilizzate anche loro psicologicamente. Almeno io ricordo in quelle settimane che c'era un malessere, non solo delle immagini e delle comunicazioni che c'erano attraverso la televisione, ma era un qualcosa che ci si trasmetteva l'uno con l'altro. Ecco, a me piace essere concreto e posso dire, senza presunzione, perché molte famiglie si sono spostate, tra l'altro mia sorella vive all'Aquila, è stata toccata anche lei da questa cosa, per cui per qualche mese è stata da me a Pescara, perché anche lei, ripeto, è stata toccata pesantemente da questo problema, quindi diciamo che forse l'ho vissuto anche più da vicino. E devo dire che le famiglie che poi
affidate, perché poi hanno avuto la possibilità di poterci scegliere come medici, e per detta loro, hanno trovato conforto, hanno trovato una comprensione vera che sinceramente mi ha molto soddisfatto, ecco, senza grossi paroloni, per me è bastato quello, diciamo. Però vedi, Silvio, che il conforto in realtà poi le persone l'hanno trovate più noi, nel semplice passante, nelle persone si sono organizzate nelle parrocchie, in altri centri, però lo Stato che ha fatto? Ah beh, se lo chiedi a me poi andiamo avanti per altre 6 ore. Allora lo chiedo a lei, per te. Italiano, no, adesso non Cuba. Poco, perché la vicenda è stata dall'inizio molto brutta, e dentro ci sono, diciamo così, si sono mescolate un po' di cose poco chiare, insomma, quindi i fondi per la ricostruzione, tutto quello che in qualche maniera doveva essere qualcosa di trasparente, tutto, dall'inizio. Ma appunto da quello che si poteva fare prima a quello che si poteva, non si è fatto dopo, e a quello che è la realtà di oggi, che ancora l'Aquila è sofferente, vive una situazione ancora molto pesante, insomma. Quindi, è chiaro che non dobbiamo abbandonare l'impegno, ecco. E io vorrei dire, a proposito di utopia, che per me questa non è una parola astratta. Cioè, io la considero, come dire, una facente parte proprio della mia quotidianità, della mia vita quotidiana, cioè del mio, come dire, impegno quotidiano per il cambiamento. Per il cambiamento di una cultura, di un modo di vivere. Io credo che questa situazione anche politica, le vicende anche politiche, non c'è l'antipolitica, perché poi l'antipolitica adesso, secondo me, ma anche rispetto appunto alle vicende del terremoto, ma rispetto a tutto, insomma, è un bisogno invece di politica molto forte che viene dalla gente, dai cittadini. E quindi un bisogno di ritrovare, insomma, anche uno Stato, insomma, un paese che ti dia la garanzia dei diritti, che ti dia la fruibilità dei diritti, che ti dia la possibilità di partecipare e di contare e di avere come interlocutori, come rappresentanti, insomma, delle persone oneste, trasparenti, cosa che purtroppo non è, insomma. Ma... Angela, allora, parola importante, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ci conosciamo appena, però mi sembra che poi utopia abbia legato, se non altro, i nostri pensieri, non dico le nostre vite, certamente il viaggio a Cuba gratis, ho detto gratis, cioè comunque a poco prezzo, qualcuno ha detto gratis, forse lui che poi gioca sempre, gratis. Insomma, a gratis, forse è una nuova tariffa, gratis. Con 2G, a gratis. Sì. Vabbè, si potrebbe fare, perché Cuba io non l'ho mai vista, sei stato a Cuba? No, io ma bevo il Cuba Libre, quello faccio. Ma i Caraibi, prima ho detto Pirati dei Caraibi, cioè esperienze di viaggio. Sono andato con la nave, mi ricordo, sono ritornato pure. Con la nave era andato una volta. Poi Mariano, là a Cuba ci sono le belle donne. Cuba è un paese straordinario anche per la musica. Sì, ma siamo pure in televisione con mia moglie, al posto di tutte queste cose. È un paese che ha una grande vitalità, la musica a Cuba. E lo so, ma più parli e più sei praticamente, tra virgolette, costretta a darci delle condizioni molto vantaggiose per verificare di persona. Facciamo un autobus, andiamo tutti a Cuba con l'autobus. No, perché poi anche la musica è molto cioè questo voglio dire solo questo. Ma lo sa, lo sa. No, ma anche perché, io non lo so adesso, Santino, ma conoscerà sicuramente la sua. Però la particolarità di Cuba è che ha questa vitalità, deriva anche da che è una delle ricchezze culturali del paese, la musica, perché è un intreccio tra la cultura europea, creola e africana. Quindi c'è tutto questo insieme. Quindi conoscere un paese significa conoscere anche questa diversità, no? E quindi
e la follia. Adesso ma la... ma ha guardato a me, appena ha detto la follia. Questo è, la follia è chi abbiamo non la accetta il confronto, lo posso dire. E il rapporto con il diverso, con gli altri, con chi è diverso da noi, che non Angela, vuole confrontarsi, questa è la follia, aveva ragione anche lei. Angela, più insisti, più si aggrava Parlo la tua posizione. Più perché a questo gratis. Punto, a gratis o quasi, non solo gratis. Io, ma anche lui, cioè il dottore, pure io, Viviana e tutta la gioiosa certo. famiglia di Santino Spinelli. Detto questo... Prima della musica di Santino e prima dell'ultima parte della trasmissione, che è un gran finale, nelle quale presenteremo una grande opera, non che questa non lo sia, una grande, comunque importante opera di Santino Spinelli, io voglio ricordarvi NECATI, l'acronimo che contraddistingue Nello Catinello, il Ponte Le Nuvole, il nuovo ponte sul mare di Pescara che ha fatto ispirare, tra l'altro alla prima scorsa in maniera stupefacente, perché questo binomio tra il ponte e le nuvole, oltre ad essere originale, denota grandissima sensibilità. Complimenti davvero Nello Catinello. Io vorrei, anche per tornare a una leggerezza di argomento, l'ho persa, comunque la poesia, ho il permesso di leggerla. Allora, si chiama Levità. La levità è qualcosa di più della leggerezza. È veramente qualcosa che, come dice la parola, ci innalza. Che cos'è più leggero di un battito d'ali? Forse il gesto di un pudore, o il riflesso di un sorriso, forse il soffio di un sussurro, o il cadere di uno sguardo, forse il sì di un nuovo fiore, o lo sbuffo di una nuvola, forse il bacio di una piuma, o l'abbraccio di un'essenza, forse un ricamo del vento, o il sospiro di un rimpianto, forse un alito di speranza, o il ricordo di un gioire. Che cos'è più leggero di un battito d'ali? Un pensiero pulito, un cuore gonfio e, più leggera, una goccia di lacrima felice. Molto bella. Complimenti. Santino Spinelli. Mi dai il microfono? Come no? Arriva subito. Posso questo? Molto bene. Perché voglio presentare il brano che... Vengo qua. Questo brano... Vorrei presentarlo, se mi permetti. Ti permetto tutto. Si chiama Sirba di Taras, è un brano ebraico. È un omaggio che voglio fare ai miei carissimi amici ebrei. Sai, noi, il nostro popolo, non abbiamo condiviso con gli ebrei soltanto i campi di sterminio. Oltre mezzo milione di Roma e Sinti sono stati barbaramente massacrati, ma questa la storia l'ha dimenticato, parlando dei silenzi che tu citavi in qualche modo. Mezzo milione di Roma e Sinti, dopo tantissimi anni, praticamente pochi sanno cosa significa Porraimos. Sono persone colte qui, no? E non saprebbero dire cosa significa. È in pratica l'equivalente della Shoah. Tutti sanno cosa è Shoah, no? E chi è che non lo sa? Porraimos nessuno. Ciò significa che i Roma non sono stati risarciti, esatto. Né moralmente, né psicologicamente, né socialmente, tantomeno economicamente. Ai Roma e Sinti sono stati... sottratti averi, denari, case, terreni mai restituiti ai legittimi proprietari. Quindi con i nostri amici ebrei abbiamo non solo condiviso i campi di sterminio, ma anche le segrete della Santa Inquisizione. Quindi noi siamo stati i diversi per antonomasia. Noi siamo i diversi per antonomasia, siamo stati l'alterità in qualche modo. Ecco, allora, unire questi due popoli, però quando si sono incontrati liberamente, hanno donato al mondo e all'Europa arte e cultura. Ecco, allora questo omaggio è doveroso da parte mia, anche perché del libro che tu mi dici, hai citato, no? Il libro Rom Genti Libere, ha una prefazione di un ebreo, Monio Vadia, un carissimo amico, grande artista, e a lui, ecco, alla famiglia ebraica, no? Transnazionale, vogliamo dedicare questo brano, che poi faremo in qualche modo alla maniera rom, cioè questi due stili che sono molto simili in tanti punti, ecco, vuole essere un omaggio ai due rispettivi popoli, in maniera particolare al popolo ebraico a cui io sono particolarmente affezionato. Quindi la Sirba di Taras, va bene? Grazie. Lo dedichiamo anche un po' a Utopia. Poi un'altra cosa che vorrei dire, citare, perché non l'abbiamo detto l'altra puntata, ma non questa puntata, che questa sera io sono con i miei figli. Perché no? Non l'abbiamo detto l'altra volta, ma no, stavolta. Rimangono i tuoi figli. Anche dall'altra volta sono sì. sempre i tuoi figli. E abbiamo al violoncello mia figlia Giulia Spinelli.
all'arpa Evedise Spinelli, alle percussioni Gennaro Spinelli e alla chitarra, come se fosse un figlio perché l'ho cresciuto quando aveva 6 anni, in qualche modo musicalmente parlando, e Antonio Ranieri. Allora. Prego. Scusa. We'll be right back.
Mariano. Eccomi, eccomi. Salve. Posso andare? Sì, però sì. Ci tenevo a precisare una cosa, che una, due e tre siamo le colonne portanti di questa trasmissione. Ma questo ci tengo a precisare, le tre colonne portanti. Bene. Allora, perché ho chiuso prima con consigli per l'acquisti? Perché io odio la pubblicità, non ce la faccio più a vedere queste pubblicità così strane. Una delle ultime, parliamo degli assorbenti. Hanno fatto gli assorbenti con le ali. Ma dico io, già le donne ce la danno una volta al mese. Gli metti pure le ali, ma quando la vediamo più? Porca miseria! Ecco perché non sopporto la pubblicità. Come non sopporto, e qui siamo in tantissimi, e sfido chiunque, che penso che questa sera qui, dentro questa sala, nessuno c'ha il Braille. E infatti è vero, nessuno ha il Braille. Ma può funzionare una pubblicità del Braille che mi metti una stangona di 2 metri? Beh, lo so, ce l'ha una donna qui in prima fila, ma una donna ce l'ha. Ma tu mi fai una pubblicità del Braille con un'arta a 2 metri? 30, 60, 90, 60, 30, 90, non si sanno le misure. Questa te si presenta davanti alla telecamera, te se leva la giacca, te se leva la gonna, te se leva una calza, se leva un'altra calza, se leva il reggiseno, se leva le mutande e te dice: toglietemi tutto, ma non il mio Braille. Ma chi cazzo l'ha visto il Braille? Ma posso vedere il Braille io? Ecco l'assurdità della pubblicità. Poi volevo dire una cosa, vedo tanti musicisti qui. Anch'io ho suonato per 6 mesi in un conservatorio, ma non mi hanno mai aperto. Però vabbè, ma quello è una cosa così. Io sono un dubbioso nella vita, Viviana, tu, noi ci conosciamo ormai, quando io ero piccolo tu c'avevi sempre la stessa età, vabbè, ma quello è un altro discorso. Io mi ricordo, perché sono dubbioso, nella vita mia sono un dubbioso, ma per esempio, ma voi siete mai chiesti se la macchina di stalio perde olio? La macchina di olio perde stalio? Che ne so io? San Maradona non gli parte la macchina di prima mattina, che fa? Tira l'aria? Se dice sempre squadra che vince non se tocca, ma quella che perde che fa, se masturba tutta la vita? Ma se un portiere di calcio sta male, ma rimette dal fondo? Ha capito solo lei in prima fila. È un'assurdità. Per esempio, un difensore entra di dietro all'attaccante, ma l'attaccante gode. Vabbè, ma se i capelli di Viviana c'hanno i doppie punti, i peli miei giocano in difesa? Non lo so, non lo so. Se un giocatore di calcio chiede il cambio alla panchina, ma la panchina ce l'hanno i pannolini? E poi c'ho un dubbio che adesso mi rimarrà per tutta la vita. Parliamo del grande Silvio. Ma se Berlusconi lo facevano papa, ma come lo chiamavano? Pio Tutto? Non lo so, non lo so, non lo so. Grazie. Anche questa è utopia. Si parlava della levità, della leggerezza. Questa è una leggerezza un po' diversa, ma torniamo a Santino Spinelli. Rom, genti libere, da pochissimo in libreria, in tutte le librerie d'Italia, da Lai Editore, quindi anche un editore importante, prestigioso, e questo è, va sicuramente a tuo onore. Storia, arte e cultura di un popolo misconosciuto. È stato, ecco di nuovo la copertina, è stato citato da te, Santino, anche Monio Vada, che è un grande artista ebreo, che in calce, nella quarta di copertina, scrive e ci regala queste parole: ogni persona per bene deve sapere ciò che in questo momento si consuma contro i nostri concittadini europei, Rom e Sinti. Io direi europei, poi soprattutto, visto che l'Europa devasta, l'ascolto e la nostra testa con concetti molto poco chiari, questo è un concetto negativo e molto chiaro. Anche attraverso la falsa retorica dell'emergenza,
con il suo corredo di stanziamenti comunitari che spesso riempiono le tasche di chi sfrutta e strumentalizza la logica dell'emergenza stessa. Questo libro dovrebbe essere letto e meditato da tutti, dovrebbe stare in ogni biblioteca e libreria, dovrebbe essere studiato nelle scuole di ogni ordine e grado. Santino Spinelli, rom italiano, professore e musicista, offre alle nostre coscienze un dono prezioso. Facciamone buon uso. Lo hai donato, idealmente, anche a Utopia. Le parole di Moni Ovadia sono molto, molto importanti. È uno stralcio, diciamo, della sua prefazione che mi ha, come dire, onorato. Va bene? Siamo molto amici da tantissimi anni, abbiamo fatto tantissimi spettacoli assieme, ci siamo trovati in tante battaglie di cosiddette civiltà, in tanti posti d'Italia, sotto diverse ambasciate a protestare, siamo stati assieme in tante università, ma in tante occasioni, diciamo, pubbliche per manifestare non soltanto il nostro dissenso verso la violazione dei diritti umani, ma anche per donare arte e cultura. E ci troveremo prossimamente a Milano e a Genova, non solo per la presentazione del libro, ma anche per degli spettacoli. E ci tenevo che fosse un ebreo a presentare questo mondo, perché solo un ebreo può capire la sofferenza della popolazione romani, l'emarginazione, la violazione dei diritti umani. Ecco, gli ebrei possono comprenderlo più degli altri, perché ripeto, sono stato un popolo considerato altilità, quindi ecco, ci tenevo in maniera particolare. È un libro genti libere, che non sia fuorviante il titolo. Non si tratta della libertà intesa in senso romantico, ma libertà intesa come conservazione di un'identità. La popolazione romani, nonostante secoli di repressioni inaudite, è riuscita a mantenere nel tempo e nello spazio una propria identità, ecco, la libertà di esistere. E per la prima volta un rom viene distribuito a livello nazionale e hanno già acquisito i diritti per l'estero, quindi ci sarà una distribuzione europea di questo libro, che tocca diversi punti: la storia, quella più sconosciuta. Non tutti sanno che i rom provengono dall'India, l'India del nord, dalla sua regione Punjab, Rajasthan, la valle del Sindar, l'Uttar Pradesh, attraverso la Persia, l'Armenia, l'impero bizantino. Pochi sanno della schiavitù dei rom nei territori rumeni. E praticamente quando esisteva un movimento abolizionista in Europa per abolire la schiavitù in America, nessuno vedeva la schiavitù dei rom nei territori rumeni, nel cuore dell'Europa. Perché? Perché purtroppo è stata coinvolta nella schiavitù la Chiesa ortodossa, che ha posto il silenzio per ben 500 anni. È andata avanti questa pratica orrenda in Europa. E se il termine zingaro ha un'accezione negativa in quanto eteronimo, Rom è un etronimo o autonimo, la maniera in cui un popolo definisce se stesso, zigano in Romania significa schiavo, cioè un'ulteriore accezione negativa. Okay? Quindi far luce su queste cose, su questa storia. I Rom arrivano in Italia proprio per sfuggire alla repressione dei turchi ottomani, e arrivano in Italia insieme ad altre minoranze etniche. Cosa trovano? Trovano tanti staterelli divisi e suddivisi, nazionali e nazionalistici. E siccome i Rom, come gli ebrei, come i Mori, come tante altre minoranze, non rientravano nel cosiddetto controllo sociale, ecco, si è preferito la persecuzione. La ricostruzione storica è straordinaria, Santino. Tutto il resto, ti ascolterei per ore e ore e ore, tutto il resto lo troverete in questo libro, che è assolutamente consigliabile, e lo troverete dappertutto. Io ti voglio ringraziare, Santino, perché ancora una volta mi dimostri amicizia, mi dimostri disponibilità, ci sono tante presentazioni, è stato presentato ovunque, che lo sia in questo modo anche a Utopia non può che rendermi felice. Io ti rinnovo quello che ho detto
anche la settimana scorsa, con la speranza mia personale di far incontrare di nuovo due strade, le nostre, certo, che in fondo non si sono mai perse, mai, e che hanno, credo, lo dico piccolo piccolo, sterminate possibilità di sviluppo in futuro. C'è un detto rom: le persone non si incontrano, si ritrovano. E ci ritroviamo. Siamo arrivati alla fine della nona puntata di Utopie, con la musica che contraddistingue i miei interventi. Io vi saluto alla mia maniera. Vieni qui, Viviana. Io vi porterò con Utopia nei territori del pensiero che vi sono sconosciuti o dei quali avete sentito parlare senza neppure capire il significato. Cercherò di farlo, scuoterò le vostre coscienze, parlerò di tutto senza pudori, con tanta libertà, con grande fatica, ma finché troverò un teatro, un luogo, una piazza, un modo per entrare nelle vostre coscienze e nei vostri cuori, io lo farò. Ed è questa la differenza di Utopia. Finiremo in musica. Santino torna tra i tuoi figli veri e acquisiti per donarci grande emozione fino alla fine. Mariano Della Pelle, grazie con la tua allegria. Viviana, tu sei di casa, naturalmente. Nello Catinello, continuiamo a guardare le nuvole perché ci fa bene, sono molto concrete, è vero. Tutti a Cuba, tutti a Cuba, Angelo. Io non scherzo, soprattutto quando sono ai saluti di Utopia e, come dico sempre, tenendomi il libro, almeno per un po'. Vi voglio bene! Thank you.